collegato come se fosse uno schermo del computer, no? Quindi adesso abbiamo lo schermo del computer che fa mirror specchio con questo e con il videoproiettore, e quindi quello che io faccio sulla tavoletta avviene anche dalle altre parti. I suoni sono di diverse tipologie, sia acustici che sintetici, alcuni di una natura più percussiva come questi e altri invece di una natura evolutiva più lunga, come per esempio questo, che fa un movimento di armonici. Solidarno, c'è la faccia rubiconda di Lech Walesa, un tizio polacco che dopo l'attentato andava alla tele ogni 3x2. Non c'entrava niente con quella faccenda, ma per me c'entrava il come, ero un bambino, capivo quel che capivo. Annunciato con pacatezza da Mario Pastore, Walesa avanzava deciso tra gli operai scioperanti o gridava al megafono sollevato dalle folle. Era stata un'apoteosi. La mano di un invasato armata dai comunisti e la rivolta cattolica contro il generale Jaruzelski. All'unisono il male e il bene si rivelavano chiaramente, come nella storia infinita o in guerre stellari, uniformi senza volto, cappellacci con la stella rossa, omoni imbacuccati che appena si vedevano, limonavano, si preparavano grandi cose per noi cristiani e io ero solo all'elementare. Peccato, anche perché, non so perché, a me da piccolo, a me stava a cuore il male, forse perché era invincibile, prepotente, violento. Lui era tanto, tanto che si capiva bene che l'avrebbero fregato, come nelle fiabe, nei romanzi, nei film. Avrebbe perso da miserabile, come uno di noi, con la faccia nella polvere e un po' di sangue addosso. Da bambino mi divertivo a immaginare chi c'era dietro la telecamera ad aspettare il proprio turno, tipo Scirea che parlotta con Graziani e dietro Pippo Baudo che gli tira un bel coppino. Vi dico solo che quella volta lì, ad aspettare Lech dietro il cameraman, in Pomerania, mi pare, o via di lì, c'era quell'armadio di Helmut Kohl. La scultura sono originariamente indistinte. E qua bisogna stare attenti a non dire, ci sono relazioni tra la scultura e la scrittura, perché si darebbero come due realtà già a sé stanti. La radice comune non è una sostanza comune.
maggio del 1992, qui, nel palco giochi all'americana. La morte era sullo schermo dal pomeriggio. Mi aveva impiantato tra le macerie, immerso in terra, sassi, zolle, asfalto, lamiere che avevano invaso la mia cucina illuminata a giorno dalla luce artificiale del televisore. Il sole cadeva a picco, il sole infuocato che infrange. Attorno a me si muovevano con precauzione scarpe, stivaletti, pantaloni, camicie, cinte, asce, enni, giubbe, catari infrangenti, fodere, occhiali, persone, soccorritori, inquirenti, forze dell'ordine, stato, assassini. Era una cosa inerme in un mondo di predatori, un telespettatore, giovane e pallido, piombato nel pericolo senza precauzioni.